va via l'ultimo uomo dalle gambe. Sgambia in vantaggio per un attimo l'erede di Nelson, subito superato da Plight. All'esterno avanza subito Gold Candy con Plight in vantaggio. L'erede in seconda posizione ora superato da Gold Candy, che prova ad assumere l'iniziativa. In quarta posizione figura Contessa Valentina, avanti a Tuttavia, mentre chiude il gruppo Sulfur Rose. I cavalli vengono davanti alle tribune per il passaggio, quello prima dell'arrivo. Plight guida avanti a Gold Candy, l'erede di Nelson, poi Contessa Valentina, Tuttavia e Sulfur Rose in sesta posizione, che prova a venire via dal fondo del gruppo. Dopo 700 metri, curva del caffè, 900 metri alla conclusione, con Plight in vantaggio davanti a Gold Candy, a qualche lunghezza l'erede di Nelson, che però adesso si muove per anticipare Sulfur Rose, che nel frattempo l'ha superato e ha assunto l'iniziativa, con l'erede di Nelson che sembra impacciato e retrocede in ultima posizione. Sulfur Rose in vantaggio con Gold Candy, Plight e Contessa Valentina in lotta, con Contessa Valentina che ora è l'immediata inseguitrice di Sulfur Rose. Sulfur Rose in vantaggio, Contessa in seconda posizione, in terza il 7 di Tuttavia, gli altri sono un po' più indietro. Cavalli che stanno completando la piegata conclusiva, ritorna dopo un piccolo impasse anche la favorita, l'erede di Nelson, è ancora un po' lontana dai primi tre, addirittura con Sulfur in vantaggio, poi Contessa Valentina, battute conclusive con Contessa che sta passando, nel finale si difende anche Sulfur Rose, arrivo simultaneo ma sul traguardo. Contessa Valentina e Antonio Freso prendono la meglio su Sulfur Rosa e Simone Mereo. Rivediamo lo slow per renderci meglio conto di questo arrivo. Qui Sulfur Rosa ancora in vantaggio, Contessa ci prova e nel finale Contessa passa su Sulfur Rosa. Finiscono sulla stessa linea probabilmente nell'ordine, Tuttavia l'erede di Nelson.